Dunque, Franco, l'anno scorso era scappato all'ultimo, oggi all'ultimo è arrivato, avete vinto l'Audi Images 32 Serie Series. Beh, diciamo che il nostro lago quest'anno ci ha fatto un regalo che l'anno scorso ci aveva tolto. L'anno scorso abbiamo perso malamente, arrivando qui in testa abbiamo perso tutto l'ultimo giorno, quest'anno abbiamo regattato bene, siamo stati a posto, tutto è andato come doveva. Chiave di volta della stagione qual è stata? Dov'è che hai pensato forse ce la facciamo? Oggi oppure ti eri già fatto un'idea? Ma guarda, abbiamo fatto la stagione americana, abbiamo vinto le Winter Series in America, poi abbiamo lasciato libero il nostro tattico perché aveva le selezioni olimpiche e abbiamo cambiato col Vasco, quindi non abbiamo cambiato in peggio, però ci siamo un po' adattati, però siamo continuati a crescere tutta tappa dopo tappa e siamo stati solidi, non abbiamo mai avuto acuti, però siamo sempre stati regolari. Adesso la stagione come prosegue? Beh, abbiamo Palma e abbiamo campionato mondiale, in più io vado sul mio fin, faccio tutti i master fin che posso fare, mi alleno e ci divertiamo. L'importante è amare questo sport e farlo al meglio che si può. Siete da sempre un equipaggio di vertice, però insomma con questo successo forse si finisce sotto i riflettori. Si finisce sotto i riflettori in vista del campionato del mondo. Ma sì, guarda, ogni regata è una storia a sé, il campionato del mondo è una cosa completamente diversa, ci saranno più di 30 barche, sono tutti gli americani fortissimi, abbiamo visto qui Argo che era fortissimo, diciamo secondo me vanno in acqua almeno 10-12 barche e possono vincere, quindi è tutta una gara a sé, bisogna prepararsi bene, noi andiamo convinti di far bene, sperando di fare il meglio possibile. Un'ultima osservazione relativo al corredo velico, siete in velati one e questo qui insomma è un dato caratteristico importante. Sì, siamo gli unici ad essere velati one, abbiamo il Dede De Luca che è il proprietario del velaio a bordo. Beh, io credo molto nella one, hanno un bellissimo materiale, abbiamo fatto un lavoro eccesso, abbiamo provato un sacco di vele, ci siamo preparati molto seriamente e quindi... Però volevo dire un'altra piccola cosa, che faccio veramente complimenti a tutti gli altri, perché Marinelli con Benussi e la Tattica sono un team fortissimo e abbiamo lottato, è stato bellissimo. Arrivare a lottare all'ultimo punto, fino all'ultimo momento, è stata veramente una cosa meravigliosa. Per cui bravissimi tutti, a noi è andata meglio e siamo avanti in fatto di pochi punti. Grandi, grandissimi. Grande. Ok, bravo. Bon, può andare avanti. Ciao Paccio. Grande. E arriva anche una bottiglia. Ah, ecco, bottiglia, dai. Devi aprire. Ragazzi. Fermo. Metti via le vele, va. Fermo. Metti via le vele. Aspetta un attimo, dai, aspetta. Metti via le vele. Io mettiamo un cazzo delle vele, le ho già pagate. Scusa, no. Taglia queste piccole osservazioni locali. Era in tedesco, non era. Chiari, dove cazzo andiamo? Chi qua, no? DM! Porto la vela! Dai, mola! Dai, dai, apri te. La barca, uomo, la barca. Grandi ragazzi, Miki, più grande è lui, è quello che ha fatto tutto. Grande.